28 milioni di euro ancora da spendere e una riunione finalizzata a capire come fare tra la Regione Abruzzo, rappresentata dall'Avvocato Paolo Di Salvatore, autorità di gestione del programma IPA Adriatico e co-coordinatore del pilastro 2 Trasporti della strategia EUSAER e i lead partner. L'IPA ha stanziato nella priorità sui trasporti 54 milioni di euro sui trasporti su progetti che immessero partenariati di 8 paesi. Il tavolo tecnico di oggi è un tavolo strettamente correlato non solo ad una funzione dinamica dello sviluppo dei trasporti ma proprio ad un'analisi finanziaria. Da, attraverso il segretariato tecnico congiunto dell'autorità di gestione ho riscontrato ancora 28 milioni di euro da spendere nel tematismo dei trasporti e proprio questo tavolo con i lead partner degli otto paesi oggi presenti determinerà e la coincidenza delle funzioni dell'IPA con il pilastro 2, il piano di azione tecnica della governance avuto dalla Commissione Europea. Un momento per fare anche il punto sullo stato di attuazione del programma e spiegare in che cosa consiste la strategia USAER con le sue prospettive future, temi essenziali, quelli dei trasporti e della mobilità nell'area tra l'Italia e i Balcani. Un incontro determinato da un tavolo tecnico, quale autorità di gestione del programma IPA Adriatic, il programma più importante dell'area Adriatica voluto dalla Commissione europea con una dotazione finanziaria di circa 300 milioni di euro, è strettamente correlato alla strategia Adriatic Adriatico Ionica, le OSEER, e quindi quale autorità di gestione ho convocato in un tavolo tecnico i lead partner dei progetti che nel tematismo dei trasporti e quindi nella priorità dell'Ipa Adriatic possono e devono strettamente coniugare le proprie attività con il piano di azione tecnico dell'Eser e quindi della governance e quindi del pilastro 2 connettere le regioni trasporti ed energia la regione Abruzzo è cotitolare del pilastro 2 della strategia Adriatico Ionica con il Friuli Venezia Giulia con l'Italia e con la Serbia.